Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati a bordo nella nostra nuova casa su quattro ruote che spero vi piaccia. Siamo alle prese con l'impianto elettrico, ovvero, come voi sapete, noi siamo sempre stati praticamente gas free con il vecchio casa su quattro ruote e dobbiamo replicare la cosa. Ci siamo già portati avanti, abbiamo già fatto un po' di lavori, ma il cuore pulsante deve ancora prendere vita. Qui davanti a me abbiamo una tavola di legno che sarà una tavola dove andremo ad applicare tutti i nostri componenti Victron per non bucare tutta la parete originale del camper e perché comunque non avrebbe la forza di reggere tutto, quindi questa sarà la struttura che si aggrapperà poi al telaio. Cosa abbiamo già fatto? Allora, abbiamo già fatto qua il posizionamento dell'inverter. Qui ci saranno appesi due inverter, non saranno solo appesi ma saranno anche ancorati da sotto, perché queste sarebbero staffe di fissaggio per i muri. Sotto abbiamo già fatto le ausole dove far passare i cavi sia della 220 che della 12 volts. Di qua, in questa parte qua superiore, ci verranno i regolatori solari, DC-DC, bus bar, tutto quello che sarà. E qua sotto praticamente, diciamola così, giusto per farvi capire, la parete sarà in piedi. Qua sotto ci saranno le batterie, qui ci saranno i poli delle batterie e qui tutto il resto. Quindi, ora cosa sto facendo? Sto distruggendo le cimici perché abbiamo un'invasione di cimici. Devo segnare questa parte qua perché questa parte qua va rimossa, perché ci sarà l'incastro delle batterie. Poi la andiamo a posizionare per vedere se realmente quello che stiamo facendo va bene e andiamo avanti col fissare il tutto. Ci saranno aggiornamenti, nel senso vedrete passo passo come lo realizzeremo. Non rimarrà color legno, andremo a dargli un tocco un po' più bello. Ma lo scoprirete solo continuando a guardare i nostri video. Niente, come potete vedere abbiamo tagliato il pezzo che ci serviva, ora andiamo a fare delle prove dentro il camper se tutto quadra come abbiamo immaginato e pensato. Speriamo in bene, incrociamo le dita. Ok, speriamo che ora tutto coincida. Secondo me è da abbassare in altezza, però vediamo. Infatti bisogna abbassarlo. Tirato la linea, andiamo a tagliare quello che è in eccesso. Top number one. Ok, misure prese, abbiamo capito come altezza ci siamo. Ora riportiamo la tavola qua dentro e siccome abbiamo fatto la modifica di abbassarla un pochettino, dobbiamo ricalcolare un po' tutte le misure qua, perché non sarà semplice, perché comunque abbiamo tolto 5 cm di altezza che ci facevano comodi. Quindi vediamo ora come sistemare il tutto di nuovo con gli ordini, tanto a 5 cm che abbiamo tolto, da riposizionare tutto. Abbiamo segnato tutto, ci mancano ancora 4 segnetti ma ci siamo. Ritogliamo tutto, torniamo fuori e andiamo a fare tutti i fori che ci servono. Primi buchi fatti, ora andiamo a fare gli altri buchi per far passare tutti gli altri cavi. Allora, dici un po', Cri, dove siamo arrivati? Abbiamo fatto i buchi, ora andiamo a carteggiarli bene, almeno non ci sono tutte le scheggine. Ti sei dimenticato di dire una cosa. Il bus bar. Non abbiamo fatto un buco. Per quale motivo? Diamo spiegazioni o lo facciamo vedere? O anzi, vediamo se siete attenti. Lasciate nei commenti, capite perché abbiamo lasciato questo buco qua. Non è che abbiamo lasciato il buco da fare. Sì, da fare. Abbiamo lasciato il buco da fare. Come vi dicevamo prima, il legno non rimarrà color legno. Stiamo andando a verniciare tutti i buchi perché il legno non rimarrà color legno. Ma se rimanete collegati vedrete cosa faremo qua. Andiamo avanti. Buchi verniciati. Ora resettiamo tutto e andiamo in casetta. Anche se resettare non si dice. Perché... Andare a mettere a posto tutto. Fatta la parte
del legno. Oggi ci occupiamo un attimino, perché stiamo aspettando il materiale, di rimuovere l'antenna Starlink dal Dometic, che chi ci segue sa che noi avevamo soppalcato il coperchio dell'aria condizionata per mettere l'antenna Starlink. Quindi abbiamo rimosso quella che è la piastra di Starlink e ora dobbiamo trovargli una nuova posizione, o meglio, dove metterla già lo sappiamo sul tetto, ma un nuovo fissaggio, perché ancorarla solo con questa parte, siliconarla solo con questa parte al tetto non mi fido, di certo non buco il tetto, quindi devo creare un supporto che abbia una base superiore a questa per fare un bel ancoraggio. Quindi mettiamoci dietro e cerchiamo di capire cosa e come farlo. Dopo ore e ore di studi, no scherzo, sono passati un quarto d'ora, 20 minuti. Quindi cosa abbiamo optato? Abbiamo questo pezzo di quadrotto qua, creiamo due sbarre, ora vediamo circa 30-40 cm, che poi è anche la lunghezza più o meno dell'antenna, che andranno a fare, ad incollarsi sul tetto. Poi abbiamo questa piastra d'alluminio che è una 3 mm, quindi direi che è più che sufficiente, è leggera, che la andiamo a rivettare qua. Qua in mezzo ci andrà bullonato coi passanti la staffa Starlink e di qua gli facciamo un altro binario. Quindi dovremmo riuscire a farla stare sul tetto senza problemi, senza alzarci troppi centimetri. Quindi ora misura la mano, taglio flessibile, via dicendo, e progettiamo la nostra staffa. Siamo all'inizio della progettazione, abbiamo già tagliato la staffa, i profili, quindi questo sarà un po' il risultato, ma come potete vedere alla vostra destra, Jessichina ci ha portato caffettino e briochine di mezza mattinata, che beviamo subito prima che arrivano le cimici, uscivano i fogli, i pezzi d'alluminio dentro, che poi è un casino. Quindi caffettino time, che è un po' che non lo dicevo, top number one. Piastra creata. Qui abbiamo già anche dato una molatina per creare l'adesione perfetta sul nostro tetto con il silicone. Andiamo ora a pulire bene quello che è il tetto del nostro camper. Qui abbiamo già fatto i quattro fori dove andiamo ora a fissare il nostro supporto di Starlink. Poi fissiamo Starlink al supporto, perché c'ha queste due brugole che non sono semplicissimi da raggiungere, e poi fissiamo il tutto al tetto, così anche questa è fatta. Starlink è fissato al nostro supporto, e in più il nostro amico Elon Musk si è creato questo sistema con queste brugoline che, se tu non le tiri, non riesci poi a sganciare l'antenna. Quindi è molto intelligente questo signore. Basterebbe avere un po' del conto corrente su e sarei strasoddisfatto. Ma una minima parte ne voglio, non tanti. Giusto per macinare chilometri, bruciare gasolio e farvi vedere posti nuovi. Cosa stiamo realizzando? Abbiamo preso la misura per mettere gli ultimi due pannelli solari che ci mancano e abbiamo capito che tipologia possiamo mettere. Abbiamo due chance, ora vediamo qual è quella più conveniente, più rapida e via dicendo. I pannelli che avevamo già installato grossi, che avevamo messo in rialzo da 10x10, lo avevamo fatto perché non volevamo sacrificare gli oblò. Poi questo camper qua c'ha i funghetto per il bagno, per la ventola, la scala, la cappa dell'aspirazione, i funghetti di areazione. Avremmo dovuto comunque alzare, abbassare. Allora ho detto, mettiamo un profilo unico, tiriamo sui pannelli, non tocchiamo niente del tetto originale, lasciamo la sua conformità originale. Dovessimo vendere che prendiamo il morello, lo possiamo rimettere originale senza problemi. Però cosa è successo? Che mettendo questi profili da 10x10 c'erano i buchi da parte a parte, per non fare in modo in maniera che gli insetti possano andare a fare dei nidi. La prima cosa che ho fatto, ho comprato della schiuma polietilene espansa, che gliel'ho sparata dentro, così abbiamo attappato i buchi, e poi mi sono messo alla ricerca dei tappi 100%, perché non è stato facile trovarli, o meglio, dopo ho acquistato i profili era impossibile averli. O meglio, avrebbero potuto ordinare un sacchetto da 500 pezzi, a me ne servono 8/10, degli altri 490 cosa me ne facevo? Girando un pochettino tra varie ferramenta e varie cose, ho trovato una ferramenta, e tanto cercavo dell'altro materiale, mi è caduto l'occhio su questi e c'aveva i tappi da 100%. Ne ho acquistati 10, che sono quelli che 8 sicuro mi servono, ne ho presi 2 in più perché non si sa mai. E ora cosa facciamo? Andiamo a rimuovere la schiuma all'inizio, dove è venuta in fuori, così possiamo andare a incastrarci i nostri tappi.
Quindi mettiamoci all'opera sdraiati sul tetto. Primo tappo lo abbiamo messo. Ora Christian ci va a prendere un sacchettino per tutta questa schiuma, così non vola via in giro per il terreno, e andiamo avanti con l'altra e poi andiamo avanti con le altre, una alla volta le faremo tutte. Sacco del rudo preso, ora andiamo a portarli anche l'altro tappino e l'altro tappo. Andiamo sui piani alti. Tieni l'altro tappo. Ora raccogliamo tutta la schiuma. Secondo tappo messo anche lui. Ora scendiamo dai piani alti e andiamo a continuare a lavorare. Passiamo lì l'altro tappo e ne mancano solo ancora uno, due, tre tappi e abbiamo finito questione tappi. Cosa fai, scusa? Cazzo le cibi. Ce la fai? Madò, senti che puzza. Cosa mai vista? Casa su quattro ruote con le bombole del gas. Ma qua ci verrà una cosa che... Che in teoria devo andare a ritirare un pezzo per poi montarla. Per fare questo lavoro, infatti stavamo guardando se era arrivato il pacco Amazon. Probabilmente è arrivato. Quindi è mezzogiorno e mezza. Prendiamo il puntone. Decidiamo ora per pranzo. Non so se la mamma ha detto che bisogna comprare qualcosa. E vediamo se c'è da comprare. Andiamo a comprare e poi andiamo a ritirare i pacchi. Tanto aperto, sì. Orario continuato alla tabaccheria. Oggi non abbiamo fatto molto alla fine di lavori sul caso. Diciamo che non abbiamo fatto niente. Alla fine sì, abbiamo messo quattro tappi. I tappi, starli. E basta. Poi siamo andati a ritirare il materiale. Dovevamo vederci solo per un sopralluogo, ma alla fine ci hanno lasciato un camper nuovo. 5.000 km. Nuovo di pacca. Andiamo a elettrificarlo come si deve. Vedrete anche questo. Bueno, siamo tornati alla base. Vi facciamo vedere un po' di pacchi che abbiamo ritirato, perché sennò cosa abbiamo fatto vedere oggi? Niente. Queste, che è un oggetto che ci servirà per fare un lavoro e poi non lo utilizzerò mai più nella vita. E vedi. Termorestringente rossa che mi mancava di questa misura, luce a led di posizione per fare tutto il kit led nel nostro camperozzo, svariati fusibili, porta fusibili che l'altro giorno, ragazzi, ora va bene tutto. È mono, no, è sbagliato a prenderli, è un polo. No, ha sbagliato a mandarmeli. No, vabbè. Cioè una settimana e hanno pure sbagliato, hanno sbagliato loro, hanno sbagliato te. Loro. Te l'hai presa due poli. Eh sì, un polo più neutro. Vabbè. Mettiamo un po' a posto tutto. Sì, abbiamo preso, avevo preso in teoria questi portafusibili, ma non sono serviti perché sono sbagliati. Questo raccordino che devo farci un lavoro insieme a quello. Un USB, questo anche ne avevo presi due, ne ho preso uno con due, ma devo riprenderlo per fare il ciao son. Fusibili, altri fusibili, basta, questa è stata la spesa. No, vabbè, abbiamo preso anche della, vabbè, abbiamo fatto la spesa per spesa casa, per cibo. Noi, per cibo. Mettiamo tutto a posto. E poi andiamo a casetta. Eh sì. Editando il video mi sono accorto che non abbiamo fatto la fine del video. Quindi ci vediamo nella parte 2 del mega impianto sul Deathless XXL. Lasciate un bel like, commentate qua sotto con Deathless XXL se siete arrivati fino a questo punto del video. E ci vediamo in un prossimo video, mercoledì prossimo. E iscrivetevi al canale. Vi ricordo che i video non usciranno più il martedì, il venerdì e la domenica, ma usciranno il mercoledì e la domenica, perché li faremo di molta più qualità video e molta più qualità editing. Quindi vi aspettiamo tutti i mercoledì e tutte le domeniche alle 8:30 sul nostro canale Casa su Quattro Ruote.